Un recupero dannoso per il Termoli Calcio, che perde alla vigilia di Capodanno il recupero dell'ultima giornata del campionato nazionale dilettanti. Di fronte la squadra giallorossa ha il San Nicolò a Tordino, centro piccolo adiacente Teramo e ultimo della classe con soltanto 6 punti. Per la formazione giallorossa dovrebbe essere la domenica del riscatto, ci sono diversi giocatori fuori per squalifica e mister Giacomo Marro è costretto al turnover, ma si gioca sempre con il solito modo. Modulo 5-3-2. Pronti via al quinto e Di Lullo dalla destra ci prova dal limite, devia in angolo il portiere Merletti. Al 20° si sveglia subito la formazione teramana con Grazioso che se ne va sulla destra al limite, ma all'ingresso dell'area di rigore viene steso. Il direttore di gara è lì a 2 passi, non concede il calcio di rigore, concede soltanto la punizione, ma per tante persone era un penalty per la formazione teramana. 34° sugli sviluppi di un angolo e Fusaro a colpire di testa, ma Miani sotto misura non riesce ad infilare in rete, alza troppo la mira. Al 41° sono ancora i teramani a farsi vedere, il cross di Capitan Petrorio dalla destra, Grazioso arriva al volo con il piede sbagliato e calcia alto. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, la gara è sempre più apatica. Al 16° Di Lullo ci prova su punizione e costringe Merletti alla deviazione in calcio d'angolo, ma in fuoco di paglia il Termoli. Al 21° Panariello ancora per Di Lullo che ci prova dal limite scaldando i guantoni al portiere Merletti. Al 26° la frittata in casa giallorossa e Ragazzu che raccoglie l'ingenuità del portiere in bimbo che non riesce a toccare la sfera a Giuliano. Ragazzu ringrazia e con il sinistro fredda la formazione giallorossa per il gol partita per il team teramano. Il Termoli si fa vedere soltanto al 35° da Panariello a D'Angelo, la conclusione con la palla alta sulla traversa. Finisce qui con la vittoria del San Nicolò che si aggiudica un match importante che la rilancia in classifica. Per il Termoli un capodanno amaro, però bisogna subito voltare pagina e pensare alla prossima gara di domenica prossima al Cannarsa contro la Strea.